È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Attenzione, è arrivato Ballardini. È arrivato Ballardini. Giulio? Prego. Prego. Mister, buonasera. Buonasera. Fa male tanto, immagino, perdere così l'ultimo secondo, non se n'è pure battuto il pallone a centrocampo. Ottima partita del Genoa, a nostro avviso. A mio avviso meglio ancora il secondo tempo del primo, forse peccato un po' l'eccessivo abbassamento del baricentro nel finale, però la squadra ha un VAR sulla coscienza che fa male, perché ci sembra che l'abbaglio l'abbia preso il VAR. Adesso io questo non l'ho visto ancora. Il gol, si riferisce al gol annullato di Rigoni? No, non l'ho visto. Però ha detto giustamente, noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso poco, una squadra che è in grande salute, ha dei grandi giocatori, e negli ultimi 15 minuti non siamo più stati bravi nella gestione della palla, nel ripartire, e abbiamo, diciamo così, abbassato troppo il nostro baricentro, e quindi quando ti abbassi molto succede che gli altri hanno dei grandi giocatori e ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Quindi questo è stato, diciamo così, il punto negativo di una buona partita, credo, fatta con generosità e anche con buona qualità. Due partite molto diverse, la sconfitta di Bologna, dove il Genoa ha buttato via forse con le proprie mani quell'opportunità, ma quella di stasera è molto diversa, perché il Genoa ha giocato alla pari con questo, sì, Milan, che ha detto bene, è una squadra comunque molto forte. Il Genoa deve avere questo atteggiamento, questa generosità, e anche nel gioco deve avere questa personalità. Questa personalità, questa, diciamo così, voglia di non far giocare gli avversari è venuta un po' a meno nell'ultima parte della partita. Buonasera Ballardini. Buonasera. Sono Paolo Vinci. Volevo un suo giudizio proprio sul Milan, specialmente tra le linee davanti, soprattutto anche rispetto a Kalinic, André Silva e Cutrone. Lo preferisce, l'ha visto più insidioso con due punte oppure con una sola punta? Ecco. È un dilemma importante questo per il calcio milanese. Per chi? Per il calcio italiano, per il calcio milanese. Per il calcio italiano ha parlato di Cutrone, di Kalinic, due punte invece di una, sì. Lo schema più che altro. Ma io, guardi, io già ho difficoltà a pensare alle cose di casa mia. Il Milan toglie un giocatore, ne mette un altro, ne toglie un altro, ne mette un altro ancora, hanno dei grandi giocatori. Io ho visto una squadra comunque in salute, ho visto una squadra con dei grandi giocatori, credo che questo oggi sia il Milan. Poi non le so dire se è meglio con una punta centrale. Mi pare che gli ultimi mesi il Milan abbia giocato sempre 4-3-3, no? E abbia... Sì, con una punta centrale e due lati, no? E hanno vinto quasi tutte le partite, o sbaglio? Ne hanno vinte parecchie, no? Sì, non ti pareggiato. Hanno anche pareggiato qualche volta. Beh, pareggiato e vinto. Magari prima ne perdevano qualche certo. Ne perdevano, quindi, insomma, il Milan è una squadra in salute. Non credo quest'anno siano competitivi, credo, per arrivare magari nei primi quattro posti, però è certamente una squadra molto forte. Io le faccio i complimenti, ho chiesto non a caso a lei perché ha rigenerato il Genoa. Oggi forse è mancato un po' nelle ripartenze il Genoa? Grazie. Oggi il Genoa nell'ultima parte sì, come ho detto, nella gestione della palla e nell'aggressività nella propria metà campo negli ultimi 15 minuti sì. Siamo mancati nella gestione della palla e nell'aggressione della palla quando gli altri avevano la palla. Nella nostra metà campo ci siamo abbassati un po' troppo, e quando ti abbassi un po' troppo poi dopo accade che vieni punito, perché dall'altra parte ci sono dei giocatori che ti possono far male. Suso aveva fatto due o tre volte già quel tipo di cross, si poteva studiare qualcosa di diverso? Si poteva accorciare e impedire a Suso di fare il cross di sinistro, magari di mandarlo sul destro, ma
non ha fatto molto Suso durante la partita. Com'è? Nel finale ha fatto qualcosa in più, ecco dove sta l'errore, nel, diciamo così, avergli concesso qualche centimetro in più, e quando concedi qualche centimetro in più a dei giocatori così, poi dopo sono bravi a farti male. Però 3 minuti prima avevamo avuto l'occasione da gol con la Padula, mi pare, no? Il cambio Pandev Bessa lo rifarebbe? Non è sembrato molto, diciamo così, efficace ai fini della gestione della palla che diceva prima, perché diceva poi non è più attaccato. Proprio per questo l'abbiamo fatto, proprio perché volevamo avere un centrocampista magari offensivo come Bessa che venisse a legare il gioco, e proprio per questo l'abbiamo fatto. Poi magari che non ci sia riuscito è un altro discorso, però abbiamo messo un giocatore fresco, un centrocampista magari che ha qualità nel palleggio, e volevamo proprio con lui e poi con Gianluca che attaccava gli spazi, volevamo avere una gestione migliore della palla nelle ripartenze. Siamo a posto? Grazie.